Prima di Coppa Italia è arrivata una sconfitta nel primo derby stagionale con il Sant'Arcangelo. Allora la commettiamo con l'autore del gol della bandiera di Biancorossi. No, sicuramente la partita è stata indirizzata dopo 5 minuti dopo l'espulsione del portiere nostro, è stata indirizzata verso a favore loro sicuramente, però chi ha visto la partita penso che abbia visto un Rimini anche in 10 contro 11 volenteroso di vincerla, si è fatta qualche stupidaggine sicuramente dietro, ma ci stiamo lavorando col mister. Sicuramente per quando le partite inizieranno a contare in campionato saremo pronti. Io sono contento di quello che ho visto per il Rimini, perché anche in 10 contro 11 abbiamo fatto vedere che siamo pronti per questo campionato di Lega Pro. Come hai visto l'episodio del rigore? Stavo ritornando da un'azione offensiva dove ero salito, non ero in linea, non posso dire se era fuori gioco o non era fuori gioco. Di sicuro so che magari l'arbitro poteva risparmiarsi il rosso perché aveva recuperato un difensore sulla linea di porta, dunque non era da ultimo uomo. Poi è andata così, la decisione ormai l'aveva presa, non poteva tornare indietro sui suoi passi. È andata così, e ci mettiamo una pietra sopra e andiamo avanti sicuramente. Invece il gol del vantaggio del Sant'Arcangelo è arrivato con un rimpallo, perché il cross poi era stato controllato da un difensore che poi di fatto l'ha passata. È aspettata Ivan la palla dove gli era battuto sulla gamba e gli ha fatto tra virgolette un assist al loro attaccante, però quelli sono particolari, sono stupidaggini, un po' cagolette anche dalle gambe, abbiamo appena finito un ritiro di un mese quasi. Adesso abbiamo 3 giorni per riposarci e per ricominciare da lunedì più cariche che mai. Tu hai spinto parecchio, anche se l'intesa con l'ISO ancora va perfezionata. No, quello sì, sono tutti giocatori nuovi, dall'anno scorso non sono rimasti in tanti. Abbiamo ancora 20 giorni per lavorare bene, sicuramente per arrivare, ti ripeto, alle partite che contano molto di più che magari queste, che contano anche queste, però sicuramente il campionato è molto più importante. Lavoreremo, bisogna solo lavorare e sperare, arrivare quando serve meglio possibile. Ci racconti il tuo gol e c'è una dedica? Sicuramente la dedica va alla mia ragazza, nel senso, se è venuta da Firenze fino a qua con i suoi genitori per venirmi a vedere la prima con qualche problemino familiare, sono venuti lo stesso, dunque la dedica va sicuramente a lei. E niente, ormai nel senso era un 2-0, non avevo nulla da perdere, non dovevo neanche salire su quella azione lì, però istintivamente sono salito, mi è caduta la palla davanti al terzino loro, lo sono riuscito a anticipare di testa e sono riuscito a buttarla dentro, dai. Partiamo dal tuo gol che ha sbloccato la situazione dopo che insomma ancora vi stavate mangiando le mani per quel rigore sventato da Nakura. Sì, vabbè, Marco ha sbagliato il rigore, io ci ho messo una pezza segnando il gol dell'1-0. Un po' rocambolesco, però ero al punto giusto da poterla buttare dentro. Ecco, anche perché il cross era stato preda dei difensori del Rimini. Sì, però il cross è stato fatto da Marco, la spezzata, l'altro difensore si era trovato sui piedi e poi mi è arrivato a me e l'ho buttata dentro. C'è una dedica per questo gol? Sì, a mio figlio che nascerà a novembre, quindi ho tutti i gol che farò da adesso in poi, che spero, le dedicherò sempre a lui e a mia moglie. Una vittoria è sempre un ottimo modo per iniziare la stagione, soprattutto in un derby sentito, soprattutto dalla sponda sant'arcangiolese con il Rimini. Sì, vabbè, ci abbiamo messo il cuore, il mister ci ha chiesto di mettere più grinta possibile per vedere che squadra eravamo. E penso che abbiamo fatto un buon test e abbiamo fatto capire agli altri che quest'anno possiamo veramente fare un buon campionato. Forse vi siete un po' seduti dopo il 2-0. Sì, un po' calo fisico, un po' caldo, un po' che stiamo facendo ancora preparazione. Ieri abbiamo fatto forza esplosiva, che di solito prima di una partita forza esplosiva non è che si fa, però proprio per vedere a che punto siamo, e quindi questo era un test per noi e penso che l'abbiamo superato a buon fine. Sei entrato e subito hai parato il rigore, ma avevamo intuito che fossi un portiere spara rigori. Sì, dai, diciamo che è andata bene, peccato per la palla immediatamente dopo, dai, sono... Cioè, contento a metà, ecco, mettiamola così. Spero che la prossima volta serva qualcosina in più, magari parare un rigore, ecco. Ecco, ci racconti un po' che cosa hai pensato, anche perché erano passati 5 minuti, sei entrato, Guidone era lì sul dischetto, hai cercato di toccare il pallone, non te l'ha fatto toccare, poi dopo però gliel'hai preso lo stesso, quella conclusione. Sì, diciamo che è una tecnica per cercare di far innervosire l'attaccante, poi
sinceramente ero sicuro, non so come mai che la tirasse lì. Io poi sono entrato e ho cercato di prendere la palla, mi è andata bene, quindi dai, bene, cioè bene tra virgolette così. I due gol sono arrivati su cross, primo tra l'altro diciamo con il pallone che è carambolato in maniera anche abbastanza fortunosa verso l'attaccante Sant'Arcangiolese, perché l'avevate preso, insomma, prima la difesa l'aveva preso. Sì, il primo gol ci ha spiazzati perché è stato sì molto, molto fortuito e essendo in 10 a questo punto, cioè, della stagione, che è quasi neanche l'inizio, è una mazzata, nel senso che è stato un colpo pesante che la squadra comunque ha sofferto. Poi il gol immediatamente dopo l'espulsione. E quando è iniziato il secondo tempo la condizione fisica ovviamente è calata, perché essendo appunto a questo punto della stagione non può essere ottimale. Loro sono riusciti a trovare il secondo e quello penso sia stato un colpo ancora più difficile da digerire, ecco. Sicuramente ci lavoreremo, riguarderemo e cercheremo di capire tutti dove abbiamo sbagliato e dove potevamo fare di più. Il lavoro che stiamo facendo è un lavoro importante, quindi Basta crederci con convinzione e non far sì che una partita che si è messa nel peggiore dei modi in cui si poteva mettere cambi quelle che sono le nostre idee, quella che è la nostra identità, cioè che vogliamo crearci, ecco. Qual è la sensazione di questo gruppo? Io devo essere sincero, è un gruppo fantastico, dove i più anziani, tra virgolette, sono a disposizione dei più giovani, magari come me, e in cui tutti hanno voglia di fare, voglia di impegnarsi e mettere a disposizione del gruppo la propria esperienza, e per quanto riguarda i più grandi, mentre noi più giovani abbiamo voglia di metterci in mostra, di dare il nostro contributo e cercare tutti di raggiungere quello che è l'obiettivo che ci siamo prefissati. Il gruppo comunque molto mi è piaciuto, cioè mi piace molto e lo reputo un gruppo molto unito in cui è facile integrarsi, è facile stare bene e di conseguenza allenarsi e giocare più uniti, ecco.